Una pagina nera della cronaca italiana, una delle tantissime che purtroppo si registrano nel nostro paese, è la storia di Federica, adolescente il cui nome è legato al tragico epilogo della sua vita finita sulle sponde di un lago. Federica, un'adolescente che come tutte le sue coetanee si apre alla vita, ai primi amori, ai sogni, alle speranze e alle ambizioni che oggi restano soltanto nel ricordo di chi l'ha conosciuta anche soltanto attraverso un servizio giornalistico. Questa storia è diventata un libro presentato oggi al Liceo Socio-Psicopedagogico di Gela su iniziativa della FIDAPA. La FIDAPA vuole dare un segnale tangibile della sua presenza e della capacità appunto di sensibilizzare l'opinione pubblica. È giusto che i ragazzi partecipino a queste conferenze, che poi la nostra è stata una conferenza, presentazione di libro, che parla appunto il libro di Massimo Mangiapelo su Federica, e Federica la ragazza del lago, conosciuta così grazie appunto alla cronaca. Questo momento particolarmente importante perché ci vede insieme a tantissime altre gente che si sta impegnando su questo fronte, ci vede impegnati e motivati a dimostrare che la nostra presenza ha una sua validità. Noi vogliamo fortemente far sentire questo problema. Non bisogna solamente ascoltare parole vane o dire cose che poi scadono appunto nella retorica. Vorremmo che ci fosse una coscienza, che i ragazzi prendessero coscienza di questo problema, e quando parlo di ragazzi non parlo solo di donne, ma soprattutto di uomini. Ci vuole quello che noi sosteniamo, l'impegno sociale che contraddistingue la nostra casa editrice, che ci vede anche impegnati con coraggio in pubblicazioni di altro genere che non questo di Massimo Mangiapelo, che ci è arrivato attraverso un'agenzia letteraria e che poi abbiamo trattato direttamente con l'autore. Abbiamo visto che era un argomento molto importante, un argomento che già in casa editrice noi abbiamo trattato con altri autori, e quindi abbiamo voluto contribuire con il nostro impegno e con la nostra professionalità a quello che è il messaggio che bisogna lanciare nella comunicazione per quanto riguarda quello che dovrebbe essere la difesa nei confronti delle donne.